Ferragosto in città? Sì, dovevo scendere giù, ma mi sono annoiato e sono rimasto a Arezzo. Sono di Napoli. Ha trovato qualche negozio aperto? E di qua magari ci sta qualcuno aperto, roba di bar. Perché rimanere aperti? Per un servizio ai nostri clienti, per garantire anche un esercizio aperto nella nostra città. È una città un po' spoglia, negozi chiusi, purtroppo non c'è tanta accoglienza. Ecco, avete scelto di rimanere, come mai di rimanere? Noi non chiudiamo mai, in 6 anni di apertura non abbiamo mai chiuso un giorno, quindi come tutti gli anni siamo aperti a Ferragosto, sì. Ecco, avete avuto clienti? Sì, per ora abbastanza, abbastanza. C'è poca alternativa, per, diciamo, quindi sì. Abbiamo avuto... non ho preso il caffè stamattina, quindi sì, diciamo che siamo in pochi. Quanta gente c'è stata oggi? Oggi gente di poco. Prima sempre tanti gente, solo oggi gente di poco. Voi siete sempre aperti? Sì, sempre aperti. Okay. Avete avuto clienti? Sì, per ora sì, dai. Più che altro turisti, però perché gli aretini si sa che vanno fuori, quindi no, per il resto speriamo che ci sia un po' di passaggio in più. Come trovate la città oggi? Calata, veramente. C'è nessuno a giro. Niente. Tutto chiuso perché ci si rinfresca. Per rinfrescarci basta. Un po' di serrande chiuse. Quello, ce lo aspettavamo. Sì, ce lo aspettavamo. Anche, ce l'aspettavamo. Cioè, abbiamo visto più di quello che pensavamo di vedere. Sì, pensavamo di vedere meno. Pensavamo di trovare più chiuso. Sì, e invece sono aperti. I musei sono aperti, le chiese sono aperte. In Francia è lo stesso, perché il 15 agosto è tutto è chiuso, è normale, sì. Chiese e musei? No, è aperto, abbiamo visto. Cosa avete visto? Grande? Il Duomo, e il castello, fortezza. Ah.